Partiamo Compro. subito. Cosa posso dire? Sì, aspetta che vi divido, eh. Così. No, io non ti dico niente di male, ti vedo troppo rosso, karma, te Io se l'ho belle detto e non siamo fratelli. frate. C'è il dubbio su questo. No! Te l'ho già detto una Partiamo volta. bene, partiamo bene. Allora, ti dà fastidio che uno ti chiama frate? A me non mi devi chiamare fratello, mi chiami Andrea, mi chiamo Andrea, chiamami Andrea. Non Non andiamo sul parlare così, come ti personale, chiami? Ti chiamo eh. Andrea. No. Andrea, Bravo, Andrea, Andrea. Allora, bravo. italiano non digerisce il rosso. A Roma è già successo. Vabbè, poi riapre il mercato. Questo magari lo tratteremo dopo il mercato. Però ieri due gialli, che tra l'altro come fermo immagine sono difficili da reperire, quindi se li avete mandateceli al bot, però credo che ce li abbiamo tutti Sì. presenti. Sì, io li stavo preparando per più tardi perché stavo. Quindi, Ok. però purtroppo, allora, diciamo, i punti sono due, ci sono stati due falli. La discussione è avvenuta subito diciamo che il punto Entro al è, io non 25esimo digerivo la la seconda. seconda. Esatto, Mi raccomando. dopo 4 minuti la prima e a metà del primo tempo, il 25esimo la seconda. Allora, secondo me sulla seconda penso che non ci sia nessun tipo di discussione, Io ce l'ho la perché. discussione, Dennis. Proprio Ok. Seconda no, dai. lunga, lunga o breve, No, breve. secondo me sul secondo cartellino giallo proviamo a spiegare. Allora, il giocatore E della che ti Roma. spieghi a fare? Cioè, è chiaro, non è da spiegare. Faccia spiegare l'arbitro, Vai. faccia spiegare, poi lo Sì, contestiamo, prego. esatto. Sì, diciamo si spossessa del pallone, dopodiché arriva con imprudenza, nel senso arriva in ritardo Allora, il giocatore Dodò al viola che commette il fallo. 25esimo, già Aspetta, ammonito. Mafra, Che che fa? finché hai disturbato Dennis, ringrazio Athletic che ha giftato 5 abbonamenti. Grazie mille, Athletic, che entra in classifica al secondo posto. Grazie mille. Primo un altro e terzo un altro, quindi lui è proprio in mezzo praticamente. Un altro sono forti, Allora, quali sono gli episodi, Ande, però? Dai, andiamo un attimo da te, che a me piace più la Allora, polemica. Dopo sentiamo. no, ma fallo spiegare. Allora, al No, io venticinquesimo, posso dire una cosa, nei processi vai. molto spesso si fa parlare prima l'accusa che la difesa, mentre io volevo rispettare quella cosa lì. Il Diciamo primo sempre, giallo. no? Molto spesso. Il primo giallo non esiste, L'unico ragazzi. aneddoto brutto della partita è stato Mourinho che vi ha appoggiato lo scroto in testa per No, 96 per favore, per favore, per ma favore, per pensa proprio favore. Beh, è Per quello che stai mangiando ora? favore, per favore, per No, favore, che a quest'ora ci guardano anche i bambini, ragazzi, per favore, è veramente. quello che ti sei mangiato con i Ragazzi, genitori, ve lo chiedo Matteo. per No, favore. frate, Fratello no, fratello no, fratello no. Mamma Allora, mia. rimaniamo un attimo. Allora, Ho sbagliato io. Dennis, raccontacelo tu, per favore, che è due meglio. gialli per Dodò. Cioè. Dubbi. Primo tirata di maglia, il secondo una scivolata. Ale Prego. mi dicono che si chiama Esatto. Ale THC e non Athletic, cioè si dissocia proprio dall'atletismo. Grazie Ale Adesso lo THC. cambio, adesso lo cambio. Sì, allora, diciamo, appunto, sul secondo, a mio avviso, c'è davvero poca discussione, perché secondo me è proprio un'imprudenza fare un intervento sbagliato come tempo, cioè arriva proprio in ritardo, quella è la tipica imprudenza. Il primo, in realtà, io ho riguardato anche la partita proprio nel dettaglio, apposta. Purtroppo c'è stato il primo fallo è stato sul recupero palla, una palla persa dalla Viola, stavano mandando un replay, quindi. Il discorso della prima ammonizione, Andre, non è sicuramente per diciamo, l'intensità del fallo, ma per aver fermato una possibile ripartenza della Roma. Dennis, Secondo me, in ora quel caso, dimmi una roba. guardando appena Dennis, dopo il replay, dimmi scusa, una così roba. finisco, secondo me ci sono più Alla marra. difensori, l'azione è un po' più statica, ci sono più difensori Viola già a copertura della propria area, Qui quindi non era chissà che azione è lì che pericolosa, secondo me diciamo. potrebbe esserci la discussione sulla SPA. Per definirla se spa oppure semplicemente Chiaro, Andrew, tu come la Dennis, vedi è questa qua? chiaro per voi, io la spa Flavio? pensavo fosse un posto dove si fa le saune, però Posso, Dennis? Però allora. a prescindere dai dettagli, è tutta una grandissima spiegazione teorica e molto precisa e articolata. Il problema è che Beh, regolamento. il primo fallo tira la maglia, poi se spa, se c'è, cioè, per me è giallo perché se si tira la maglia quando si è saltati dal regolamento, tant'è che lo dà anche a Smalling. Nonostante la palla sia già riconquistata dalla Roma. Detto ciò, l'imprudenza è una cazzata pazzesca.
è un giocatore che si allunga la palla, quello della Roma. Todò cerca di entrare in scivolata, il piede è basso, l'altro è più scaltro e più veloce, la tocca, la porta via, non è mai giallo. E sai che durante il campionato ce ne sono almeno 3 o 4 a partita, solo che non essendoci giallo, nessuno li va a far rivedere per dimostrare che non c'è il giallo. È una fischiata, avesse avuto il piede teso, il piede a martello, rischiando di dopo fare salvo, male, dopo salvo, sì, non sì. avviene. Oppure fosse entrato per portarlo giù, per tirarlo giù, invece entra per cercare la palla e l'altro gliela leva. Non è mai fallo a gioco del calcio. Dopodiché Mancini la maglia la prende tutte le volte e non gli viene fischiato quasi mai fallo. Ma quello, a mio avviso, la partita la Fiorentina la perde comunque. Rimaniamo, scusate, che ti vorrei rispondere Salvo su questo... Ti voleva sì, rispondere Salvo, secondo me, sull'episodio. Comunque non mi chiamo il Siberiano, mi chiamo Salvo. Però c'è scritto lì, Siberiano, a me sta a fare simpatia. Vabbè, Siberiano. A me posso, mi puoi anche chiamare Bruno Savelli, è uguale. Però non fratello, prego. Salvo. No, fratello, io ce n'ho uno, mi basta e m'avanti. Ok, non tornare a freddo. Io più che altro volevo dire che piuttosto che preoccupasse comunque sia degli episodi che a mio parere sono stati un po' contro la Roma, a mio parere, poi è vero. Per favore, Savelli, faccia finire. Io mi preoccuperei un po' di più che c'è il rischio che andate in Serie B quest'anno, perché può essere. Prego, Flavio, se le vuole rispondere poi... Salvo, sull'episodio arbitrale, il secondo per me è sempre giallo, perché ha sbagliato Todò. Il primo al quarto minuto, perché non è stato detto, per me è una roba importantissima. Io ero allo stadio, non ferma una ripartenza, non è veloce, nulla di nulla. Ragazzi, è un giallo mi raccomando. Al quarto minuto, perché va anche considerato che al quarto minuto non è mai giallo. Al Salvo dico, dopo aver fatto una squadra così, io mi preoccuperei che se arrivi settimo è un altro fallimento. Arriva settimo giocando un calcio. Io ero allo stadio, non mi dite mezzo in porta, la Roma ieri erano contenti, squadra, una squadra ero allo stadio e sono qui a fare le carovane con i motorini e suonare il clacson. Hanno vinto con una squadra in 10 facendo un tiro e mezzo in porta. Io mi vergognerei a aver vinto in 10 così, Salvo. Avete fatto risvegliare Tammy Abraham, ci siete riusciti solo voi, regà. Grazie mille, vi ringraziamo. Abraham è un giocatore fortissimo, questo dimostra, Salvo, che di calcio non ci capisci nulla. Fai bene a usare gli scroti. Per favore, Savelli! Comunque, da come parli, un po' odore di scroto lo sei. ragazzi, per favore. No, allora, Dan, che abbiamo anche un pubblico ufficiale qua, tra l'altro. Dan, c'è un altro episodio? Allora, su Roma-Fiorentina, se non erro, c'è la Roma che chiede un calcio di rigore. Chiede un rigore per un fallo di mano di Igone. Ah! Anche in quel caso è difficile trovare le immagini. Sapete, i video non li possiamo far vedere. Descrivicelo, Dennis, questo è il secondo tempo, giusto? Sì, esatto, siamo adesso no. Siamo nella del primo, però, ancora. Primo qua, tempo. Ok, il primo. Siamo nel primo tempo, allora c'è un tocco di mano di Cone. Anch'io questa qua l'ho vista solo ieri una volta semplicemente in diretta. Ma c'è l'immagine, Dan, c'è l'immagine, puoi condividere. Non sono ancora riuscito a preparare il posto, stavo preparando quelle del Bologna e poi quella ho preparato l'espulsione della Fiorentina. A mio avviso quello, il tocco di mano, può essere un... è corretto non averlo fischiato. Come è corretto? Solo il Corriere dello Sport a Roma. Esatto, io ho visto rigore. Secondo me è solo rigore. Adesso pure il Corriere. È rigore netto quello, ma di che sta parlando? Nettissimo, Salvo, nettissimo, siete stati penalizzati. Una Roma ma che scherzo, la partita l'avete vista stava a mangiare bistecche, cioè per curiosità, chiedo per un amico, cioè che partita avete visto? E meno male che tu c'hai un amico. Ma che partita avete visto?
Abbiamo visto la partita in cui la Fiorentina ha fatto schifo, Salvo, posso farti una domanda? Schifo più schifo, certo, contro certo. Roma che ha fatto schifo, oggettivamente. Oh, ha preso un bene, dimmi un po', Bla. Salvo, posso farti una domanda? Al di là del personaggio che ti stai creando in questa live sulla Roma che è fortissima, ma tu sei contento che contro una squadra in 10 ieri sei entrato in area di rigore 3 volte? No, io sono veramente contento che ieri ti ho rotto il culo che sei arrivato. Per favore, per favore, per favore, diciamolo in altri modi, ragazzi. Ti chiedo. Tu sei contento, ma quando poi la Lazio ti darà 6-7 punti, io non so se a maggio sarai contento. Aia, frate, te sei a parlare. No, no, fratello, non dica frate, per favore. Salvo. Allora, parole gravi tipo fratello, no. No, è scroto. Annulliamo queste due, andiamo avanti. Flavio, sostiene che la Lazio arriverà a 7 punti. Anche ogni santi virgola lo puoi chiamare comunque. Flavio, 7 punti sopra la Roma. Prego. Flavio sta parlando di punti della Roma, arriva a 7, ma è qua. Preoccupati di una Serie B, non ti preoccupare dei punti della Roma che ti ha rotto il telefono. Ma sono decimi, ma come fanno ad andare in Serie Io B? Io spero in conference. Vabbè, ma è così, fa un po' di folklore. Poi te lo dico che ha avuto tu lo scorso anno. Andrea, scusate, mi dici il minuto, scusate, Salvo, mi dici il minuto, così, mi dici il minuto, così, del possibile rigore, per favore. Fine primo tempo, fine primo tempo. Era il 38esimo, 40esimo, okay. Una roba del genere. 45, anche dicono in chat. Vogliamo, Lillo è tarato da questa, vai. Ma Dennis la tocca, la stoppa col piede e gli finisce sul braccio. Non è che lo muove il braccio, la stoppa col piede e gli finisce sul braccio. Non è mai Zaleschi. Come? Raga, sai le regole, Salvo, sai le regole? Certo che sono le regole, però non è mai rigore. Quello non è mai, a parte di chi non c'ha lo stemma della Roma, non è mai rigore quello. No, a parte. Sì, però raga, allora dicono che un po' qualcuno in chat in realtà dice anche che aveva un po' il braccio largo e lo muove, cioè in chat comunque si dividono un po' di più, stava con il braccio aperto, stava col braccio aperto. Hai mai visto uno correre senza le braccia? Non è quando allarghi su un tiro che è rigore, è questo che dice la regola, Dennis. Ma io no? Mia cosa, anche il signor Bruno, diciamo, il movimento è consono. Se il movimento è congruo a quello che sta facendo il giocatore, è, anche se può essere leggermente largo, è non punibile. Gli sbatte, diciamo, quando l'attitudine non è quella di fare muro, che poi quello diciamo non possiamo più metterlo dopo. Quindi diciamo l'ho messo nelle stories il video, lo so, dopo magari andiamo a vederlo, però ci ha scritto da solo, ragazzi, l'avvocato proprio ci ha detto di non mettere Puglia e Lazio. Uno può farlo, però diciamo, perché una volta che loro li mettono su una piattaforma pubblica, chiunque può farlo, però se diciamo non vogliono che lo fai tu, con noi hanno avuto questo trattamento qua, noi lo rispettiamo, e tant'è che abbiamo rimosso anche tutti i TikTok, anzi ringraziamo l'avvocato perché dobbiamo mantenere questo vivere, diciamo che è così, però per quelli se non li mettiamo, raga, Forse non te li fanno mettere perché alle volte non si vedono le partite e si vede solo gli highlight, visto che sono bravi e funzionano bene. Questo è l'episodio, se abbiamo dei fermi immagini, raga, che ce li mandate, li mettiamo, bloccato, però sì, perché lui stoppa il pallone con se allora diciamo il fermo immagine in questo caso non aiuta molto, prima stoppato prima in questo fermo immagine sembra un calcio di rigore ovviamente clamoroso. In realtà dobbiamo calcolare che il giocatore si sta muovendo al sinistro, il piede sinistro avanti, perché lui stoppa il pallone con il sinistro, che poi nel girarsi, nel continuare la propria corsa, in realtà se vedete non ha entrambe le braccia nella stessa posizione. A volte viene detto come indicazione tecnica agli arbitri di controllare sostanzialmente anche se il movimento del braccio è congruo anche alla gamba che stanno utilizzando per fare proprio diciamo il passo. Quindi in questo caso non mi sento di dire che ci dovesse essere un intervento Dennis, nessuno ha detto esatto. No, era per spiegare tutto anche la immagine. È abbastanza facile, perché non è che stoppa male, gli sta scappando verso l'avversario e muove la mano. La ragazzi, immediatamente scusate, nel regolamento l'indicazione principale è quando c'è un'autogiocata, cioè se anche un giocatore da solo nel rinviare, nel portare via il pallone, si auto butta il pallone sul braccio, quello non è mai calcio di rigore. Anche banalmente se colpisco di testa, scusami, me la butto sulla mano, non è un calcio di rigore. Mi permetto di dire non c'è la volontà che questa regola
alla fine non è tantissimo chiara, perché uno potrebbe, non dico che questo è il caso, anche sbagliare lo stop e poi aggiustarsela, esatto, con quello il movimento. Sì. Cioè, assolutamente sì. Manfredi, ma quello, quello, sì, quello è giusto. Movimento. È un movimento che è congruo. No, no, potrebbe, invece, se la regola... Hai ragione. Se la regola detta così sembra... La muove. Che se uno sbaglia lo stop, esatto, è sempre l'ha spiegata bene, come il discorso se colpisce prima una parte del corpo e poi ti va sulla mano, non è vero che non è mai rigore. Se tu hai già il braccio in una posizione che non è congrua, l'esempio non so di Messias con l'Atalanta che aveva già il braccio in alto, anche se colpisce prima il corpo e poi nella scivolata tieni il braccio sopra la testa, anche se ti ha colpito prima il corpo, poi quello è un fallo di mano punibile. Come l'autogiocata, se è totalmente involontaria, perché faccio uno stop a seguire, butto, colpisco di testa il pallone, poi mi finisce sulla mano che comunque si sta muovendo perché io sto facendo un'azione dinamica nel colpire il pallone, un po' l'errore che secondo me c'è stato nella settimana scorsa col Sassuolo, nel rigore che è stato dato, dove c'è stato un rimpallo dovuto a una palla che è stata calciata dallo stesso giocatore che poi gli ha rimpallata, ha colpito un altro giocatore avversario. Allora, un nostro abbonato scrive, adesso a parte la polemica, dice che l'espulsione c'è tutta, non ho ancora sentito una parola da parte dei Viola su Dodò. Se posso rispondere, prima ho detto che il secondo giallo è stato giustissimo e che Dodò sbaglia. Io ho fatto le pagelle, ero in tribuna stampa, gli ho dato 4 a Dodò. È stato un cretino Dodò, ha sbagliato. Questo però non vuol dire che il primo giallo è molto molto severo. Ragazzi, ma è già... Il giallo su Smalling, anche per me quello è severo, Salvo, io faccio un'analisi complessa, ammonire al quarto minuto per un normalissimo contatto di gioco, tu giua, vuol dire non solo che sei scarso, ma vuol dire che vuoi anche fare il protagonista, una partita tranquilla, dici oh, partita cattiva, io la devo sistemare all'inizio, no, partita tranquillissima, fallo a centrocampo di Dodò, lui non stava, il giallo è fuori luogo, così come Smalling, il giallo per Smalling per me è fuori luogo. Stesso metodo di giudizio, chiaro. Però poi su Dodò cosa vuoi dire? Sbaglia Dodò, sta giocando un campionato pessimo, la Fiorentina ci ha speso 16 milioni, fa una cretinata, però viene punito fuori luogo, a mio avviso, non c'è ombra di dubbio. Poi non è neanche il problema di Dodò, la Fiorentina ha fatto ridere comunque. A prescindere, Andrea, la Fiorentina non ha fatto ridere. E l'allenatore della Fiorentina fa ancora più ridere, oppure fa piangere se sei tifoso della Fiorentina. Pensa all'anno scorso, quando fu buttato fuori ignobilmente Dragoschi, e anche lì è stato detto dopo 3 mesi che non era corretta l'espulsione di Dragoschi. E la Fiorentina dominò, pareggiò e poi ripreso un gol da Pulli. Ieri non ha neanche provato a pareggiare, ieri ha semplicemente aspettato che finisse la partita senza prendere un'imbarcata, per parole del suo stesso allenatore che ha detto nell'intervallo cosa gli hai detto? Ci siamo detti di stare attenti che non finisse in tragedia. È già finito il campionato, Andrea, ed è già finito in tragedia. Possiamo discutere. Un attimo, scusate, voglio ringraziare... Checco, perché io Manfred non lo vedo, che mi è cambiato streamer, se me lo dite io non capisco neanche quanti ne hanno giftati. Grazie mille Checco. 5 abbonamenti e si spiazza al secondo posto alla pari di Ale THC. Grazie mille Checco. Occhio che questa settimana potrebbe scappare un regalino. Cosa ne pensi della Fiorentina di ieri sera? Ma io? Vabbè, già ho detto, squadra inutile per me. No, ma come squadra inutile? Ma detto. Secondo me, guarda, è stata. Ma come inutile? No, premesso. È stata una conferma, vedi, come diceva vedete Andrea Bruno, che se io chiami fratello poi se diventa rosso. Che comunque no, non sia, divento rosso, non ti preoccupare. Però mi devi finire di parlare, dai, se no. Però devi parlare per bene. Ma scusami un attimo, ma ti devo chiamare papà? Se vuoi parlare di me, parla per bene, se no non ti faccio finire di parlare se dici le cazzate. Ti chiamo papà, diventa rosso. Ma che vuol dire diventa rosso? Ma che vuol dire? La bocca come sai, che puzza di scroto. Parla per benino, Salvo. Ma parla per benino e riesci a finire di parlare. Calma, Salvo. Finisci concetto. Te agiti troppo. Comunque, io faccio che mi pare. Ora te lo dico per bene.
vedi, e se modifichi per bene, che devi fare? No, per favore, non arriviamo, ci vediamo fuori. Fermiamoci un po' prima. Allora, infatti, dai, non c'è. Vabbè, comunque, stavo dicendo che è stata la conferma, no? Come diceva il signore Andrea Bruno, che comunque sia Mourinho che è bollito, ti ha fatto una capoccia come un ombrello. Cioè, Ma non c'è dove? Ma altro lì. dove capoccia come un ombrello? Tu hai fatto questo. Ma dai, salvo se vogliamo fare il contenuto va benissimo, ma dire che ieri Mourinho ha fatto una capoccia come un ombrello che non sembrava fino all'ottantesimo che eri uno in più, perché Ma vogliamo come è essere onesti, sembrava che eri finita? uno in più, che il pallino abbiamo avuto, la palla sempre noi l'abbiamo avuta, eh. Eri Solo allo la stadio parte. ieri o eri al Flaminio? No, Sì, però non serve allora. a nulla, Flavia, per la palla senza tirare Andrea, in porta. io Su questa ragione salvo. La allora, io non sto Fiorentina quest'anno è una squadra inutile, Andrea, ha io ragione non sto salvo. dicendo che serve, ma dire Mourinho è un che ieri ex allenatore, Mourinho. non c'è dubbio, è completamente un ex allenatore. Dire che Infatti, ieri Mourinho l'ha incartata italiano vuol dire aver visto un'altra partita. che dici? Vabbè, ma la Incartarla dai, vuol però, regà, non dire potete. che tu tatticamente stradomini sulla Fiorentina. Ieri la Però, Roma ha ragazzi. stradominato tatticamente sulla Fiorentina. Ancora No, no. nemmeno con un Però uomo in più. ragazzi, l'ha preparata, mo, a parte gli scherzi, l'ha preparata benissimo, no? Come fa a L'ha preparata prepararla bene bene, se che dopo... Ma chi ha fino a preparato? Ha Rossi fatto gol dopo su la Roma non l'aveva autogol. E chi ha fatto. preparato? Come Ha ha fatto un fatto gol gol su su autogol. autogol? Che vuol Autogol. dire? Però l'ultima cosa la voglio dire, una cosa seria. Secondo me la Serie A dovrebbe mettere un limite di proteste ai giocatori della Roma. Cioè, i giocatori della Roma protestano dal primo al 90° minuto, accerchiano gli arbitri in 18. Senti Di che, solito si oh, dice parla senti da solo il che pulpito capitano, parte alla Roma l'aprelio. parlano in 10. Senti Cioè, da che allora, io non pulpito mi parla. sto, attentamente, hanno solo Se quello quello ormai. ormai. Se voi Solo guardate quello. attentamente le ultime partite della Roma, la Roma al primo minuto, un fallo laterale, parte pure Rui Patrício da parte opposta e accerchia Fanno l'arbitro. È una cosa bene. sgradevole, Fanno secondo bene me, perché il tempo e del questo dovrebbero mettere un silenzio è freno il tempo perché altre della fifa. squadre. È No, finito, il tempo della fifa è perché altre finito. squadre vengono trattate. No, perché altre squadre vengono trattate in una maniera, poi altre Cazzi squadre loro, a me che mi invece Augusto, segnano. Cazzi loro. A Augusto, un centimetro fanno solo quello, dall'arbitro, Augusto. Una a un alla centimetro volta. dall'arbitro, Ciccione, abbiamo capito, però vedi, ma perché lo fai parlare? Prego, Savelli, dica, no, perché non si è ferma la più. mentalità che gli ha infuso dentro l'allenatore. Ha passato un anno l'anno scorso a dire che erano penalizzati dagli arbitri, che erano penalizzati agli arbitri. Quest'anno non lo può dire, si vergogna anche lui e ce ne vuole a far vergognare Mourinho, ma oramai i giocatori sono diventati peggio dei gobbi, si lamentano più dei gobbi, è una roba incredibile. Hanno È giusto chiesto un così, rigore fanno bene, su un perché colpo di ripeto. petto di Igor. Su un colpo di petto di Igor, cioè Mancini sembrava gli avesse offeso la mamma. Si è buttata a terra, si è buttata a terra, era rigore, il Invece replay Gonzalo. di Bocchi. Che parla romanesco ha detto no, non era rigore, era Invece rimesso. Gonzales no, eh? Non era un pianto Salvo, salvo, dall'inizio che sai qual è il fa. problema? Che quando Gonzalez simula, io lo dico, e non vengono 10 giocatori della Fiorentina a rompere i Fanno coglioni bene, all'arbitro. aspetta, questa fanno Dennis, bene. Dennis. Salvo, avete solo quello ormai, perché se Ti a fanno Mourinho togli bene, diciamo la più potestà punti. arbitrale, Dopo ho fatto una finito. capoccia Un come un attimo, ombrello. ragazzi, un attimo. Allora, dopo ritorno. Dennis, Dennis. Dan, ma sta cosa qua dei campanelli della Roma non è la prima volta. Mi ricordo anche l'anno scorso, se ti ricordi, che c'era uscita sta Sì, polemica. Non chiama mi ricordo contro che sempre. squadra, che c'era tutta la panchina che tutte le Col volte. Genoa? Può Forse era essere? col Genoa, bravo, che era, Sì, forse Salvo con c'eri anche tu qua. Genoa. Stava allo stadio e stava a fare invasione. No, non Vabbè, lanciamo se lo questi mandiamo messaggi. questi messaggi. C'è questa Ma cosa questo qua, perché lo secondo te? L'hai dici? notata nella Roma? Beh, non solo nella Roma, ci sono, diciamo, Bravo, tante bravo. squadre. Poi ovvio che ci sono squadre Bonucci era uno che era più famoso per queste robe qua. portoghese, nel senso che Scusa Denis, mi dici quali sono le squadre che riescono a la Lazio protestare fino a così 3 anni fa ci ha tanto? vinto le coppe facendo tutti i Beh, Quali io ad sono esempio, le squadre? io Che faccio coppe ha l'esempio, vinto? Prego. diciamo, se Coppe prendi non ha tutto, vinto un cazzo faccio loro. l'esempio dei singoli, ad esempio io ho Bonucci, ho un Barella, ho un Simone Inzaghi, ho un Sì. Mancini, quindi diciamo ci sono Quindi Inter e giocatori Roma, che dai, Inter e Roma, abbiamo capito. anche Juve, cioè anche Theo Hernandez lo stesso, cioè nel senso io vedo giocatori che sono più propensi che a avere questo tipo di atteggiamento. Poi mi ricordo anche l'Inter, Dennis, probabilmente può anche anche essere anche Biraghi l'allenatore che è uno che scalda un rompe le po', cioè ad scatole. esempio io mi ricordo anche l'Inter con Mourinho, probabilmente avere anche un allenatore che comunque tende un po' a scaldare per portare, far,
sempre per parlare di sé. No, è proprio il suo modello, è il suo modo di essere. La sua strategia, perché se se parla di schemi, di cosa deve parlare? È meglio che parli. Ma scusami un attimo. Comunque, cioè, regà, comunque Dennis, stiamo perdendo la bussola. Cioè, regà, un allenatore che ha vinto così tanto, ha vinto 10 anni fa, ragazzi. No, oggi, stasera siamo su Mourinho. Stasera siamo su Mourinho. Salvo, si presenti stasera che c'è Dellimello che la potrà difendere anche. Mourinho ha fatto la storia del calcio. Invece io Salvo lo metto in dubbio. Se ti prende il posto di Mourinho, anche Cinquecesi. Calma, che non si capisce niente. Allora, rimaniamo sui campanelli. Rimaniamo sui campanelli, diciamo, delle squadre. Sì, Denis, noi più che qualche giocatore in particolare che va a protestare, che ogni squadra ce ne ha uno. Dicevamo più quando l'arbitro fischia si trova 6-7 persone intorno puntualmente. Questo è un po', cioè, che ci siano dei cagacazzi è normale, secondo me, quello tutti ce l'abbiamo avuti. E quello che diceva è che proprio c'è un atteggiamento di squadra diverso. Effettivamente con la Roma è capitata questa roba qua, anche col Genova. Ma in tutta la panchina, ragazzi, parte tutta la panchina. Io allo stadio parte proprio tutta la panchina. Cioè, non è un discorso di giocatori in campo. Si allenano. Anche il massaggiatore. Cioè, sai, gli allenamenti dicono, non fa tattiche. Lui fa così, li mette tutti in panchina e fa... A Roma c'ha un record da questo punto di vista. È l'unica società che è stato... che ha permesso invasione di campo a un non tesserato che è andato a minacciare l'arbitro. Però a quanto pare come cosa funziona, c'ha ragione Salvo, cioè prima ce ne stavamo zitti, diceva Salvo, e subivamo. Ma adesso funziona perché, no aspetta, ma Andrea, funziona in Italia, perché in Europa ne fanno manco parlare. Appena abbiamo vinto in Europa, ma parli in Europa, perdonami, in Europa, ma di quando parli d'Europa, ma di che sta a parlare? Io ti voglio ricordare, ecco qua, siamo arrivati. No, dobbiamo andare sull'Udinese. No, non fate diventare questa trasmissione un derby romano, non ve lo permetto, prego. Ok, allora, questo l'ho fatto mentre stavate finendo di discutere. Pensavo in altre situazioni. Ti volevo fare i complimenti. Scusi, allora, Denis, scusa se sono stato un attimo però dovevo, almeno visto che non abbiamo le immagini, almeno sono riuscito a... Ci sono proteste forti del Bologna, che comunque vince a Udine, sì? Però per questi due episodi, il primo è la trattenuta di Udogi su Orsolini che sta calciando, sì, più o meno, esatto, e l'altra è un fallo di mano di Bijol. Vai. Sì, allora, entrambe le situazioni sono nel primo tempo. Questa, ragazzi, è rigore netto, secondo me. Anche secondo me questo è un calcio di rigore, perché è vero, spinta, può essere più o meno. No, ma poi non rende neanche. Però qua si vede bene dal video, ovviamente, Udogie è in ritardo, perché si vede nel primo frame. Io poi nel frame cerco di provare a spiegare la dinamica, so che è difficile, però anche io, certo, come voi, la gente mi dice, dal video si capisce di più. Io, grazie... Cioè, nel senso, grazie, lo so anch'io, le parolacce, lo sapete, lo so anch'io, però... Dobbiamo salutare Bruno, raga, Prima di uscire, Dennis, ti volevo dire due cose su quello lì, su quei rigori del Bologna. Il primo, è vero che lo tocca, però si lascia andare troppo facile, a mio avviso. Cioè, Orsolini capitombola con una facilità e probabilmente questo ha indispettito l'arbitro. Il secondo ha dell'incredibile. Perché lo può prendere solo con la mano, lì c'ha solo la mano che gli può arrivare, e tra l'altro cosa vanno al VAR per vedere se la prende di mano, il difensore dice che l'ha presa con la testa e poi ripartono col rinvio dal fondo. Infatti, è imbarazzante sta roba, è imbarazzante, vergognoso quello, VAR, il rinvio dal fondo. Ciao Bruno. Ciao, quello Bruno. È un'ottima cosa che ha detto Bruno, perché quando un arbitro va... Ciao Andre, salutiamo Andrea. Bruno. Andrea, ciao Andrea. E conclusa, pensavo gli dava la stoccata finale, invece. L'arbitro poi,